soddisfazione, diciamo, nella risposta di approfondirle nei tempi tecnici consentiti, considerando che abbiamo avuto pochi giorni per elaborarle, però mi direte voi. In taluni casi alcune domande per talune questioni si sovrapponevano tra di loro, per cui io in taluni casi le ho anche compattate, se siete d'accordo. Allora, iniziando, potrei sbagliare, ma diciamo in ordine degli interventi della volta passata, la prima risposta è dovuta al senatore Nastri. Buonasera, senatore. Allora, io non ripeterei le domande se voi, così guadagniamo tempo, anche perché c'ho un fascicolo abbastanza consistente di risposte. Allora, in ordine alla questione VIA, è in corso la procedura VIA per la realizzazione di una campagna di indagini geofisiche nell'ambito del permesso di ricerca Cascina Alberto, la Shell Italia SPA per intenderci. La procedura è stata avviata a dicembre del 2017 ed è in fase di istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Nel corso della fase di consultazione pubblica sono pervenute 31 osservazioni da parte del pubblico, principalmente dei comuni, che ai sensi della normativa vigente saranno tenute in debita considerazione ai fini dell'espressione, appunto, del provvedimento. Quindi la procedura è partita. Lei poi mi faceva un'altra domanda. Il Ministero sta valutando alcuni interventi normativi specifici in materia di bonifica per i SIN, si rammenta la seconda domanda che mi poneva, nell'ottica di una maggiore semplificazione e speditezza del procedimento amministrativo che in questa sede si possono elencare per punti. Il primo punto, si ritiene opportuno procedere all'individuazione del responsabile della contaminazione nei siti di interesse nazionale, quindi questo ovviamente per tutti i SIN. Chiaro. La proposta in esame sarebbe volta ad affrontare un nodo cruciale nei procedimenti in corso nei siti di interesse nazionale, che come noto sono caratterizzati da contaminazioni, ahimè, storiche. Ad oggi la maggior parte dei procedimenti in corso sono stati avviati a distanza di soggetti interessati non responsabili della contaminazione, determinando condizionamenti dell'azione amministrativa in ragione dell'ormai principio consolidato in giurisprudenza secondo cui al soggetto non responsabile della contaminazione non possono essere imposti obblighi di fare. Ciò determina un vulnus soprattutto in ordine alla contaminazione della falda, la cui bonifica, in ragione di quanto sopra, non può essere richiesta al proprietario dei suoli soprastanti. La falda ovviamente scorre rispetto alla vicenda al suolo. La proposta normativa, pertanto, nella nostra intenzione, sarebbe volta a chiarire la competenza provinciale nei SIN in tutte le fasi procedimentali, su richiesta ovviamente del MATM, e stabilire un termine certo per la conclusione del procedimento, in modo da standardizzare il meccanismo. Prevedere l'esercizio dei poteri sostitutivi prima della Regione e poi, in caso di perdurante inerzia anche di quest'ultima, del Presidente del Consiglio dei Ministri, introdurre una previsione sulla responsabilità erariale in caso di inadempimento degli enti. Inoltre si intende rafforzare l'attività di controllo nei SIN e al riguardo la modifica normativa potrebbe intervenire sulle seguenti direttrici. Ovviamente io lancio una serie di idee che poi possono, nel corso delle settimane e mesi, vanno in dialogo, ecco, costruttivo. Attrarre alla competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la fase di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, in questo caso, o misure di prevenzione e progetti di bonifica. Potere prescrizionale del Ministero nella fase di controllo, definizione di uno specifico regime sanzionatorio in relazione alla mancata ottemperanza delle prescrizioni imposte dal Ministero. Sotto l'aspetto finanziario, con la delibera CIPE 55 del 2016, il CIPE appunto, ha approvato il piano operativo ambiente IFSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sottopiano interventi per la tutela del territorio e delle acque, con un investimento complessivo di circa 750 milioni di euro. Gli investimenti programmati con il citato piano operativo, seppure considerevoli, si sono rivelati sufficienti a garantire solo parzialmente la copertura delle numerose criticità ambientali presenti sul territorio nazionale. Pertanto, con la delibera 11, sempre CIPE, del 28 febbraio del 2018, che è in corso di perfezionamento, ma
di fatto è definita, è stato approvato un addendum al suddetto piano. Nell'ambito di questo citato addendum, per il settore bonifica è prevista l'attuazione di un piano nazionale di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici, finalizzato in particolare alla rimozione e smaltimento dell'amianto negli edifici scolastici e in quelli ospedalieri, che sono una priorità ovviamente. Sulla base delle interlocuzioni avute con le regioni e con gli enti locali, si è ravvisata l'esigenza prioritaria di rendere disponibili ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento sempre dell'amianto, anche al fine di non rendere vani gli sforzi fino ad oggi intrapresi, finalizzati al censimento dei siti, appunto quelli di rifiuti speciali pericolosi per amianto, e alla progettazione di interventi che altrimenti non arrecherebbero i benefici che noi invece auspichiamo. Detto piano nazionale di bonifica d'amianto negli edifici pubblici prevede un investimento complessivo di oltre 385 milioni di euro, che in affiancamento alle iniziative già programmate e attuate sui territori si concentrerà sul finanziamento di interventi di rimozione e smaltimento proprio e specificamente solo per gli edifici scolastici e ospedalieri. La terza risposta sulla vicenda del risparmio idrico, se rammenta. Con riferimento alle misure strutturali per far fronte alle perdite di rete, consapevoli della necessità ovviamente di incentivare la manutenzione e l'ammodernamento delle reti acquedottistiche a fronte della scarsità della risorsa che caratterizza il nostro Paese e della necessità di garantire una fornitura costante a tutti i cittadini, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al MATM con il DPCM del 21 luglio 2017, sulla legge di bilancio sono stati stanziati 50 milioni di euro e un piano di recupero perdite in corso di definizione. Non è tantissimo, ma intanto c'è. Per quanto riguarda gli investimenti nel quadro dell'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale Invasi, istituito dalla legge di bilancio del 2018, il Ministero, il MATM, ha proceduto alla definizione degli interventi relativi al settore idrico, sezione appunto invasi, e alla determinazione del primo stralcio a elevata priorità di tale sezione. A tal fine si è provveduto ad espletare l'istruttoria sulle proposte presentate dalle autorità di bacino distrettuali idrologiche, al fine di verificare il quadro delle esigenze e la coerenza con le pianificazioni del bacino, con particolare riguardo alle finalità strategiche di contrasto alla siccità e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche. La valutazione è stata effettuata sulla base di criteri proposti appunto dal MATM per la determinazione della priorità ambientale degli interventi, verificando che l'assegnazione del valore massimale strategico proposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella scheda di rilevazione fosse sostanzialmente congruente e collimante con l'assegnazione del livello massimale di priorità ambientale, in modo tale da fare quest'ulteriore verifica, secondo la metodologia proposta appunto dal MATM. In ordine al dissesto idrogeologico, altra domanda che lei proponeva, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono raccolti nel repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, gestito appunto per il Ministero da ISPRA, a cui si affianca la banca dati derivante dalle mappe di pericolosità e rischio redatta dalle autorità di bacino distrettuali idrologiche, di cui è la direttiva numero 60 del 2007, la nota direttiva alluvioni. Ciò al fine di rendere sempre maggiormente interdipendente dalla mappatura redatta dalle autorità di bacino distrettuale e quindi dalla pianificazione del bacino distretto, l'individuazione delle priorità di intervento strutturali e non strutturali. Le procedure per l'inserimento degli interventi nel repertorio nazionale, la piattaforma Rendis per intenderci, e i criteri per stabilire le priorità di assegnazione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico sono definite da un DPCM del 2015, che alla prova dei fatti si è dimostrato di pesante attuazione e di scarsa efficacia, rendendo lunga, complessa, articolata e anche un po' incerta la fase di inserimento istruttorio. Quest'ultima, di fatto, deve rimediare alle carenze degli inserimenti ed è complicata dal fatto di essere condivisa tra più soggetti, tra i quali appunto l'ISPRA e la cessata struttura di missione. Tale DPCM è in corso di revisione, proprio per questo motivo, al fine di eliminare le complessità legate alla sua applicazione e rendere più efficace e rigoroso il progetto di individuazione degli interventi da finanziare, quindi anche più veloce.
nel senso però sempre del massimo rigore. In sintesi la proposta è, per arrivare al fatto concreto, affidare all'autorità di bacino distrettuale la verifica degli interventi fin dal momento dell'inserimento in piattaforma, valorizzare il ruolo e le responsabilità delle regioni, secondo il principio di sussidiarietà ovviamente, riprodurre al Ministero tanto l'attività, ricondurre, chiedo scusa, al Ministero, al MAT, ma tanto l'attività di programmazione che quella istruttoria, rendendola però poi internamente più snella nell'ambito della direzione generale competente. Fornire in tempo reale, più o meno, pressoché in tempo reale, gli elenchi su base regionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ordine appunto di priorità, quindi in modo trasparente e coerente. Nel 2015 è stato inoltre istituito il fondo rotativo di 100 milioni di euro finalizzato al finanziamento della progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico e la cui assegnazione è tuttora in queste settimane in corso. Sulla base di elaborazione e proiezione fatte internamente, il citato fondo produrrà, già nella fase di prima attribuzione, un parco progetti per circa 3 miliardi di interventi. A tal proposito sarà necessario avviare una riflessione per evitare che i tempi troppo lunghi del finanziamento delle opere possano rendere superati poi i medesimi progetti, lo dicevamo poc'anzi, con dispendio quindi di risorse e vanificando poi l'obiettivo di intervenire sul territorio. Spero che rimanga soddisfatto delle domande che ha proposto, in ogni caso rimango a sua disposizione per approfondimenti. Subito dopo ho ricevuto una domanda dalla senatrice Lamura, non ripeto la domanda se la senatrice concorda, per risparmiare tempo espositivo, in ordine al progetto Sarno. Il progetto Sarno, previsto nella programmazione regionale dei fondi FESR, per intenderci, che sono ovviamente Campania in questo caso, 2007-2013 e 2014-2020, ha variato la sua estensione comprendendo l'intero bacino e non solo l'asta fluviale principale del fiume Sarno, come nel precedente cosiddetto grande progetto. Degli 11 interventi iniziali previsti, 7 sono stati riconfermati e 4 in fase di rivalutazione tecnica. Pur non rientrando nella diretta competenza del MATM questa materia, il Dicastero sta supportando però i competenti uffici della Regione Campania al fine di rivalutare il progetto Sarno sotto il profilo della modellazione idraulica, tenendo conto anche delle modifiche che negli anni si sono naturalmente apportate. Io poi, se lei concorda, la terrò aggiornata nei limiti della mia competenza, però questo è il punto di partenza, se è rimasta soddisfatta della prima risposta almeno, poi le altre chiaramente sono step by step. Il terzo intervento è stato del senatore Ferrazzi, buonasera senatore, e in quota parte anche mi arrivate dal senatore Arrigoni delle istanze, io se siete d'accordo per alcune cose le compatterei nella risposta. Con entrata in vigore dell'accordo di Parigi, rammenta la prima richiesta che mi fece, con l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi è globalmente riconosciuta la necessità di passare da una concreta fase di implementazione, mi giro un attimo, sono scortese, di implementazione che impegni i governi nella mitigazione ma anche nell'adattamento, come lei appunto sosteneva. A tale proposito il nostro Paese si è dotato di una strategia appunto per l'adattamento. È comunque necessario che tale impegno vada oltre le sole misure e politiche dei governi nazionali e coinvolga tutta la società civile. In questo contesto un'attenzione crescente è rivolta verso il contributo che il settore privato e le municipalità possono assicurare per contenere le emissioni e contrastare l'aumento delle temperature affinché rimanga entro le soglie dei 2 gradi, come previsto a livello internazionale. Consapevole dell'importanza del ruolo dei contesti urbani nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici e nel raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che noi consideriamo una pietra miliare, il MATM si sta impegnando per diffondere consapevolezza ed attivare meccanismi virtuosi a sostegno di municipalità, governi locali e imprese su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, il 3 ottobre 2018 si terrà a La Spezia un convegno raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, una sfida globale che passa attraverso un impegno locale.
organizzato dal Segretariato delle Nazioni Unite per la lotta ai cambiamenti climatici in collaborazione con il MATM proprio, durante il quale verrà presentata una relazione a cura del Carbon Disclosure Project, con il quale il MATM ha avviato una significativa collaborazione per raggiungere in quanto il Paese sta facendo in termini di azione per il clima, con particolare riferimento alle azioni volontarie degli attori non statali e al loro essenziale contributo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Sulla seconda domanda, io comprimo le domande dei due senatori, non ve l'abbiate a male, ma ce ne sono tante. Sulla seconda domanda, allora, per quanto riguarda invece l'accordo di Parigi, l'introduzione di nuovi e più ambiziosi target in sede europea, 32% di rinnovabili e 32,5% di efficienza energetica rispetto al precedente 27%, aprono di fatto a un innalzamento degli impegni europei in occasione della COP24 che a dicembre, alla quale parteciperò a dicembre a Katowice in Polonia. Ho già avuto modo di affermare in occasione dei dialoghi di Petersburg a Berlino all'inizio del mese di giugno, quindi 3-4 settimane fa, la conferma dell'impegno italiano per l'attuazione dell'accordo di Parigi e per l'innalzamento dell'ambizione europea, dove peraltro l'Italia sta cercando di essere leader in questo senso, detto in modo ufficiale, non soltanto in modo ufficioso, ma registrato agli atti dei dialoghi. In occasione dell'ultimo Consiglio dell'Ambiente e dei Ministri dell'Ambiente, che si è tenuto nel Lussemburgo, se non rammento male, 2 settimane fa, ho espresso insieme alla Francia e ad altri paesi l'esigenza di un target di riduzione della CO2, dell'anidride carbonica, dei veicoli nuovi e i van, più rafforzato rispetto alla proposta della Commissione europea, fermo restando che poi dovrà aprirsi la sede diplomatica in sede poi parlamentare del Parlamento europeo, ovviamente. Sulla connessione fra i temi quindi del cambiamento climatico e i migranti, si rammenta la domanda che era pervenuta, appare evidente come la pressione data dal degrado ambientale sia un fattore scatenante tale fenomeno, parlavamo dei disperati se si rammenta. In particolare l'Africa subsahariana vede una situazione politica molto instabile, esacerbata da condizioni ambientali sempre più difficili, penso già solo alla desertificazione, per le popolazioni che vivono in quella zona. Per tale ragione l'Italia è molto attiva in materia di cooperazione ambientale, i fondi ETS di cui parlavamo l'altra volta, se rammentate, con i paesi africani, con un triplice beneficio, almeno secondo la nostra valutazione. Favorire lo sviluppo locale e migliori condizioni ambientali forieri di ridurre fenomeni migratori, lo dicevamo e lo confermo. Creare opportunità di crescita economica per le imprese italiane, pensiamo al solare, all'eolico in quelle zone, abbiamo una tecnologia molto avanzata, le nostre imprese possono favorire il miglioramento delle condizioni di vita di quei cittadini di quella parte del mondo, ma anche essere presenti sul mercato, che è importante, nonché contribuire all'obiettivo globale dell'Accordo di Parigi e degli obiettivi appunto dello sviluppo sostenibile in esso contenuti. Tra le regioni africane a cui si sta ponendo particolare attenzione anche per prevenire immigrazione e fenomeni di terrorismo vi è proprio la fascia del Sahel, quei 14 stati, quota parte di quei 14 stati che come una cintura attraversano la parte centro-nord dell'Africa, per intenderci, che da anni è caratterizzata da una forte instabilità politico-istituzionale, ricordiamo anche forti vicende di terrorismo da ISIS in quelle zone, più tutto il resto che abbiamo detto poc'anzi, di certificazione e quant'altro, e che è la zona di maggior esodo di questi disperati di cui parlavamo la settimana scorsa. A fronte di un imponente spiegamento di forze militari e di peacekeeping nella regione, basti pensare all'operazione Barkhane e l'operazione MINUSMA e l'operazione G5, cui si aggiungono progetti europei volti a sostenere le forze armate nei singoli paesi dell'area, manca un adeguato piano di sostegno, che è un po' più legato invece ovviamente alla mia materia, manca un adeguato piano di sostegno allo sviluppo sostenibile della zona. Il segretario generale Guterres, insieme all'amministratore dell'ANDP Steiner, ha quindi deciso di lanciare un gruppo di esperti capeggiato da Ibrahim Thiaw,
che tra l'altro ho ricevuto l'altra settimana, per cercare di sviluppare una sorta di piano Marshall per il Sahel, da sottoporre quindi ai paesi donatori, in buona sostanza come catalizzare i fondi dell'ETS, che sono un obbligo normativo dei paesi donatori. Farlo nel Sahel porta una serie di vantaggi. L'Italia è il primo paese che ha deciso, e questo credo che sia un bel merito per l'Italia, di sostenere l'operato appunto di Thieu, che ho appunto ricevuto qualche settimana fa, affinché il Sahel, questa fascia di cui parlavamo, non sia solo un terreno di scontro militare, come ahimè attualmente lo è, ma soprattutto di impegno economico ed ambientale. Faccio alcuni esempi. Ad esempio il settore delle energie rinnovabili, del tutto sottosviluppato nella regione, rappresenta il miglior luogo per tali tecnologie. Loro non mancano di vento e di sole, per una questione proprio della fascia particolare in cui si trovano, e quindi possono ben alimentare la produzione di energia anche per l'esportazione della medesima energia in altre zone africane, che consentirebbe un abbastanza immediato, poi dipende da come vengono sistemate certe vicende interne, sviluppo economico della regione, senza la necessità di lunghe e costose invece reti di trasmissione energia, che poi andrebbero anche a devastare l'ambiente. E quindi intenzione di questo governo continuare in queste iniziative, che con investimenti anche non particolarmente esasperati consentono di in controvalutazione invece dei grandi benefici ambientali e anche economici, direi, anche in termini poi di relazione diplomatica con quei paesi con i quali a volte ci sono relazioni diplomatiche da costruire ancora meglio. Poi lei mi aveva chiesto l'orientamento del ministro, non del governo, in relazione all'amministrazione Trump, se ne rammenta. A seguito delle dichiarazioni del presidente Trump in merito ad una possibile uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, l'Italia, insieme ai partner europei, ha fermamente ribadito il proprio impegno a perseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi siglato nel 2015. Noi l'abbiamo assolutamente detto con molta chiarezza, sia come governo nazionale, sia nel dare sostegno e supporto al ruolo di città, imprese, regione e degli altri attori che non sono statali, che proprio a partire dal 2015 e con maggiore vigoria, dopo la presa di posizione del governo americano, è stato sempre più riconosciuto e istituzionalizzato nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi c'è già un percorso dopo il 2015. La risposta della società civile americana alla posizione dell'amministrazione Trump nei confronti dell'accordo di Parigi è di recente sfociata nell'invito da parte del governatore della California, Jerry Brown, a riunire società civile, settore privato e governi locali in un evento internazionale che si terrà a settembre di quest'anno, per dare risalto alle iniziative e alle transizioni in corso e incoraggiare un impegno più profondo di tutte le parti, compresi i governi nazionali. L'evento prende il nome di Global Climate Action Summit e il MATM ne prenderà parte, quindi noi ci saremo in quell'occasione, magari io no, per motivi proprio di tempo, però con la direzione generale competente. Appunto, prenderemo supportando l'organizzazione con un evento a cura dell'Italia, dal nome Laudato Si, dalla teoria alla pratica, città per un futuro sostenibile, il nostro intervento che avremo in quell'occasione di settembre, in collaborazione con il Comune di Assisi, e non è un caso. È la tavola rotonda sul reporting di sostenibilità aziendale e implementazione delle raccomandazioni della Task Force sulle informazioni finanziarie relative al clima. Lei mi ha chiesto anche una questione un po' più particolare, Brescia-Padova. Con riguardo alle valutazioni di competenza per la tratta ferroviaria all'alta velocità Brescia-Padova, rientranti nell'ambito delle opere strategiche di legge obiettivo, sono stati oggetto di via speciale i progetti relativi alla tratta Brescia-Verona e alla tratta Verona-Padova, il cui iter si è concluso con parere positivo con prescrizioni da parte della Commissione VIA del MATM, ad eccezione dell'8.2 della Verona-Padova, di cui invece il procedimento è attualmente in corso.
Lei affronta anche la questione, io dico lei, ma impropriamente, perché anche il senatore Arrigoni mi chiede delle cose che sono contenute in queste risposte. Senatore, abbia pazienza se a volte mi giro semplicemente di là, ma è rivolta a entrambi. E sulla questione Ilva di Taranto, se rammenta, senatore. Dunque, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante approvazione delle modifiche del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, se vuole le dico a norma di quale articolo, comma, eccetera, però penso di poterlo superare, se ritiene, è stato approvato su proposta del MATM pro tempore, quindi all'epoca non il sottoscritto, il nuovo piano ambientale che vale sia per AIA che per VIA, contenente le modifiche ad integrazioni al piano ambientale approvato nel 2014, ritenute necessarie in base alla proposta presentata, come previsto dalla legge, dall'aggiudicatario della procedura di cessione del complesso industriale ILVA. Tale nuovo piano ambientale è severo, seppur io ritengo non ancora esaustivo, cioè si deve fare un ulteriore percorso, almeno a mio parere personale, anche tecnicamente sostenuto, bisogna capire bene, per essere chiari, le terre e il corpo acquifero. Il piano ambientale approvato nel 2014. No, volevo chiarire, il piano ambientale è stato pubblicato. Io ritengo che va un attimo chiarito il concetto di bonifica del terreno, dove insorge l'Ilva, materialmente, e del corpo acquifero, perché non è chiaro se si parla di corpo acquifero o di falda, perché noi sappiamo che il corpo acquifero e la falda sono due cose non necessariamente collimanti. Abbiamo una falda superficiale, abbiamo geologi, sto dicendo una cosa che non è così, è una falda profonda. Per me voglio approfondire il discorso del corpo acquifero, che è la cosa che ci sta più a cuore, ovviamente del terreno, perché il terreno è bonificato tutto e è bonificato in parte, è bonificato nella parte di acquisizione e bonificato in toto, che sono questioni invece significative, perché il corpo acquifero poi mi finisce a mare perché è in scorrimento, ma il terreno rimane in sito, quindi su questi aspetti. Il polverino invece è già previsto, la bonifica per il polverino. E se non ricordo male, però recito a braccio, dovrebbe terminare tra 2 anni, vado a memoria, recito a braccio però. Quindi, per quanto limitatamente alla mia competenza, sto cercando di capire, tra virgolette, tecnicamente questi due passaggi. Oltre quanto riguarda invece il SIN, inteso come tale, che è invece lavorato dal commissario Corbelli, il vincolo che è l'autorità di bacino idrologico Appennino Centro-Sud. Recito sempre a braccio, abbia pazienza. Questo mi sembrano elementi importanti per l'aspetto ambientale, perché sono complementari tra di loro. Spero, senatore Arrigoni, spero sempre abbia pazienza, di aver anche implicitamente risposto alle sue domande, poi magari lo possiamo verificare assieme se ho fatto questo, se no faccio ammenda e sicuramente nella prossima volta cercherò di essere ancora più esaustivo. Spero, senatore, di aver dato tutte le risposte possibili, ma rimango a disposizione qualora ci siano ulteriori necessità, può contare tranquillamente su questo. A seguire il senatore Bruzzone, buonasera senatore, e insieme alla senatrice De Pretis per alcune cose, in particolare per la 394, ma per la De Pretis in relazione in particolare al TUF, mentre lei proprio per la 394, se non ricordo male, le domande, che non ripeto, sono solo le risposte. Fermo restando che la riforma dei parchi non rientra, come lei giustamente ha chiarito, in modo espresso nel contratto di governo, ritengo, e le dico in che termini, ma ne apriamo un dialogo non appena possibile, comunque di evidenziare alcuni temi che secondo me sono da mettere sul tavolo per rivedere alcuni passaggi della 394. Per esempio, ma sono solo a titolo esemplificativo per poi magari approfondirli quando lei ritiene, rimanendo sempre, come dico a tutti, a vostra disposizione. La migliore professionalità per la figura istituzionale del Presidente dell'Ente Parco,
penso che sia opportuno che il Presidente dell'ente parco abbia una professionalità molto vicina alle gestioni ambientali di un ente, oltre che alle gestioni ovviamente amministrative di un ente, e quindi professionalità che orientate, tra virgolette, nel senso tecnico del termine, ecco, per carità. E anche la stessa cosa per i direttori di parco, cioè i direttori di parco devono avere delle competenze ovviamente tecniche. Penso che sia buon senso ambientale, mettiamola così, questo. Aggiungo la razionalizzazione delle procedure di predisposizione e approvazione del piano e del regolamento del parco per snellirne le procedure amministrative, altrimenti diventa una macchina burocratica, quindi la sburocratizzazione delle gestioni del parco. La procedura di individuazione e disciplina delle aree contigue che ancora soffrono del chi fa cosa e come si fa. Oggi demandate talvolta alle regioni, talvolta non si sa fino a che punto, e che quindi è da chiarire in che termini vengono gestite, tant'è vero che si hanno nelle aree contigue qualche difficoltà. Poi valutare assieme, se lei ritiene soddisfacente la risposta, anche la trasformazione delle aree marine protette in parchi nazionali marini. È una richiesta che viene dal basso, è una richiesta non facile da soddisfare perché le procedure sono diverse, però è qualcosa che potrebbe dare un significato diverso alle aree marine protette attuali e quindi dare anche un'omogeneità di gestione tra terra e mare, per intenderci. Mi sembrano che io su questo mi vorrei muovere sostanzialmente. In ultimo, la governance del parco, che intendo dire, oggi, come voi sapete, come lei sa sicuramente, i parchi nazionali o aree marine protette, ma diciamo i parchi nazionali in genere, non hanno una pianta organica. E se non hanno una pianta organica non hanno i carichi di lavoro, perché i carichi di lavoro determinano la pianta organica. Quindi in buona sostanza chi lavora nell'ente parco è un dipendente prestato da altri enti pubblici. Quindi qualche ente pubblico lo perde, l'ente parco lo prende e chiaramente per sovrapposizioni non si raggiunge lo scopo. Se invece noi immaginiamo una governance definita, quindi dei carichi di lavoro e una governance definita, otteniamo due risultati. Intanto non prendiamo in prestito da nessun altro ente che, se è dimensionato per avere quel dipendente, vuol dire che se glielo si sottrae è un dipendente in meno, è un carico di lavoro in più per gli altri. Due, perché in questo modo alcune professionalità possono essere, tra virgolette, prestate in regime di missione tra parchi nazionali e quindi ottimizzare il carico di lavoro. Oggi invece questo non è possibile perché sono soggetti a loro volta prestati da enti pubblici all'ente parco. Non so se sono stato chiaro. Quindi, secondo me, toccare l'aspetto delle piante organiche e dei carichi di lavoro può solo rendere più veloce, più efficiente e più concreta l'azione del parco. Penso questa era la logica della 394. E lei mi chiedeva anche in relazione all'ISPRA, se rammenta. L'ISPRA, che peraltro ho visto stamane e ho scoperto di essere il primo ministro dell'ambiente che va a ISPRA, e la cosa mi ha molto meravigliato, che i miei predecessori non si sono mai andati, visto che è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente. L'ISPRA, nella stesura dei piani di gestione e conservazione che è chiamata a elaborare, tiene conto in maniera attenta dei piani realizzati dalla Commissione europea. Elemento essenziale in molti piani di gestione è quello dei danni che la fauna selvatica arreca alle attività dell'uomo e all'agricoltura, si ricorda la sua istanza. In ogni caso, ferma restando la competenza istituzionale dell'ISPRA, che ricordiamo è ente autonomo, e quindi è soggetto solo a vigilanza del MATM, sui monitoraggi della biodiversità, sarebbe auspicabile il forte coinvolgimento di altri soggetti ed istituzioni, come lei suggeriva saggiamente, con particolare attenzione al confronto con le regioni e agli altri stakeholders, gli altri portatori di interesse, compresi anche, giustamente, gli agricoltori. Si rammenta, lei suggeriva proprio questo, e mi sembra più che corretto. Quanto vale? Questo vale per esempio per l'approvazione del piano lupo, dove è giusto che tutti gli stakeholder siedano al medesimo tavolo, che tuttora deve essere approvato dalla conferenza Stato-Regioni, ma che comunque è preparato, è pronto. Stamattina chiedevo all'ISPRA, tra l'altro, di aggiornare alcuni passaggi del piano lupo che riguardano, nato
due anni e mezzo fa, vado a memoria, nel percorso amministrativo, quando c'era il corpo forestale e non c'erano ancora i carabinieri forestali e i carabinieri, quando in quell'epoca, se rammentate, si parlava della chiusura delle province, quindi le competenze ambientali delle province, non parlo di quelle autonome ovviamente, dell'ente provincia ordinario, e degli organi di vigilanza delle province, che poi invece sono sopravvissuti, di inserire anche come soggetti di collaborazione, non soltanto ovviamente per il Trentino Alto Adige, che è l'occasione di questi ultimi giorni, quanto invece per tutto il Paese Italia, come nuovi soggetti, perché sono un numero superiore che possono dare una mano, pensi soltanto ai monitoraggi e alle visite ispettive di collaborazione che sono nell'ordine del giorno, specialmente delle attività delle province. Ecco, quindi direi che in questo senso si può fare il percorso insieme, così come lei aveva saggiamente suggerito. Dunque, poi in ordine alla richiesta della senatrice De Petris sulla questione sempre 394 relativa al TUF, al testo unico forestale, che è di competenza dei MIPAF, quindi non competenza del MATM, però io ho già raggiunto un accordo tra la Direzione Generale delle Foreste presso il MIPAF e la Direzione Generale del Servizio Conservazione e Natura del Ministero dell'Ambiente in ordine ad un rapporto di collaborazione tra i due direzioni generali, quindi tra i due ministeri, i due ministri, per i decreti attuativi del TUF, perché è stato approvato il decreto legislativo ma mancano i decreti attuativi. In quei decreti attuativi si farà di tutto perché, senza stravolgere il TUF, però si possa dare delle risposte ecosostenibili ed ecologiche, non tanto per la forestazione quanto per la selvicoltura, che appartiene molto di più alle aree protette. Spero anche... No, aspetti, c'è un'altra risposta che le debbo, chiedo scusa. Dunque, il consumo di suolo, se si rammenta lei aveva, spero di... Sì, è stato lei. Mi pare che è stato lei. Oppure, se non è stato lei, rispondo a qualcheduno che non mi ricordo. Chiedo scusa, ma... Tanto vale per tutti. Tanto vale per tutti, Il comune in generale. Mo l'ho messo nel mirino e parlo con lui. Parlare di mirini con me per il comune. Lo so, non l'ho detto per caso, senatore. Ci scherzo, Dunque, in tema del consumo del suolo, riveste priorità anche nell'ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata in sede CIPE nel dicembre 2017. Questa strategia, a cui intendo dare nuovo slancio con l'approvazione entro l'anno di un nuovo piano di azione che specifichi indicatori e obiettivi quantificati per ciascuna scelta strategica e ciascun obiettivo, appunto, della Strategia Nazionale. Nell'ambito dell'area di competenza, un obiettivo strategico fondamentale è dedicato ad, virgolettato, arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione. È evidente come la definizione di target dedicati e l'individuazione di meccanismi di integrazione degli stessi nell'ambito delle politiche di settore sarà fondamentale per l'effettivo contenimento del consumo del suolo, io dico dello spreco anche di suolo. Nella medesima area la scelta strategica creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e beni culturali articola obiettivi della dimensione urbana. In buona sostanza, e al di là della lettura, quello che vorrei dire è che la legge sul consumo / spreco del suolo era arrivata a un passo dall'approvazione della scorsa legislatura, peraltro con una maggioranza trasversale evidente, chiara, senza particolari problemi. Io direi ripartiamo da quel lavoro, qualcosa si può migliorare per quel lavoro, ma è normale, però non buttiamo a mare ciò che aveva accolto tale di tutto l'arco costituzionale, peraltro, tale disponibilità, e direi che se voi siete d'accordo vi aggiorno strada facendo sul lavoro di quella legge che era prossima a passare. Dunque, a seguire il senatore Ortolani. Buonasera Ortolani. Il geoportale, se rammenta. Il geoportale nazionale rappresenta il punto di accesso nazionale all'informazione ambientale e territoriale, nonché il sistema nazionale di riferimento per l'Europa, come lei peraltro sa benissimo per professione. La sua centralità è quindi indiscussa e prevede la distribuzione di servizi di rete con dati propri e provenienti da pubbliche amministrazioni diverse tra di loro.
Da qui la necessità di considerare il geoportale nazionale quale riferimento unico, ma in collaborazione con quello che si trova presso la Presidenza, in modo da metterli in rete, nell'archiviazione e distribuzione dei dati geografici e ambientali per la prevenzione dei rischi, anche e soprattutto per le nascenti iniziative di utilizzazione massiva dei dati satellitari, Sentinel, del progetto appunto europeo Copernicus, che è uno dei grandi progetti europei, fino ad oggi gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l'ex cabina di regia Spazio, ora Comitato Interministeriale Spazio, dove peraltro il MATM è tra i componenti del Comitato di Sorveglianza Space Economy. Il tema quindi era già stato oggetto di uno specifico disegno di legge, se rammenta, esaminato dal Senato nella scorsa legislatura, che all'epoca portava il nome misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonizzazione sismica su tutto il territorio nazionale, che non ha potuto ultimare l'iter di approvazione per lo scioglimento del Parlamento, il che vuol dire che possiamo ripartire da là, è un po' come la legge del consumo dello spreco di suolo. Si riparte da là, poi si migliora in Parlamento. E penso di aver risposto alla sua domanda, qualsiasi cosa ovviamente anche per lei sono a sua disposizione. La senatrice Gallone, aiuto, non la trovo. Ah, ce l'ho di fronte, chiedo scusa, è Santa Lucia. Esatto, senatrice, le chiedo scusa. Allora, l'attività del Ministero dell'Ambiente sul tema della cessazione della qualifica di rifiuto, si rammenta, è incentrata sull'individuazione dei flussi di rifiuti che hanno un rilevante peso a livello nazionale, per i quali predisporre i decreti ministeriali, quindi è proprio nella mia penna, che dettano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi trasformarli in MPS sostanzialmente. Sono coinvolti nel processo in parola gli operatori economici e gli altri soggetti interessati nelle attività di gestione di rifiuto e valorizzazione dei prodotti del riciclo. Peraltro non dimentichiamo che adesso è entrata nella competenza del MAT ma anche l'economia circolare, che ha ben ragione proprio in questa sua domanda. Interlocutori fondamentali per la costruzione della disciplina sono gli istituti dell'ISPRA ovviamente e l'Istituto Superiore di Sanità, perché ci danno la chiave di lettura ambientale e sanitaria che supportano il MATM negli aspetti ambientali appunto e sanitari per i decreti, altrimenti diventerebbe un decreto a valenza esclusivamente politica invece fortemente tecnico. Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, la 1229 a cui appunto lei faceva riferimento, possono essere recuperati solo quei rifiuti oggetto dei decreti di recupero semplificato, nonché quelli di cui a specifici regolamenti dell'Unione Europea, pensiamo ai rottami di metalli, al rame, al vetro, a quant'altro, e ai decreti nazionali combustibile solido secondario per il CSS e il pubblicato conglomerato, adesso da poco, il conglomerato bituminoso. Tale sentenza potrà determinare un impatto negativo sull'economia circolare, qualora, a mancanza delle altre autorizzazioni, che devono avvenire però caso per caso. Perché ci dice anche quale strada percorrere, quindi è utile quella sentenza che, come tante sentenze, ci dice non lo puoi fare, ma se fai così lo puoi fare. E allora il fare così è quello che mi prendo pubblicamente l'impegno di fare, in buona sostanza, per attivare sia l'economia circolare, da una parte, che è un cavallo di battaglia che ho fortemente voluto in Consiglio dei Ministri, spero che il Parlamento poi l'approvi così come è stato disegnato nel decreto legge, ma anche principalmente per predisporre i famosi decreti in via definitiva, gli end of waste in sostanza, il fine vita dei rifiuti, che magari non sono più rifiuti finalmente, per alcune ovviamente categorie. Spero di aver risposto, se ho mancato qualche cosa le rispondo nel tempo tecnico di recuperare le sue domande. Sta in mano al legislativo per le verifiche giuridiche, perché è fortemente giuridico e io, che non ho un profilo fortemente giuridico, devo chiedere a chi ne sa più di me. Grazie a lei. Senatore Briziarelli, l'ho perso. Eccolo là, lei stava seduto là prima. No, io per abitudine da generale carabinieri mi chiedo scusa. Buona memoria.
Dunque, allora, il decreto legislativo 56 del 2017, rammenta la sua domanda, ha introdotto una rilevante modifica sul codice degli appalti, prevedendo l'obbligatorietà, quindi non è una facoltà, dell'adozione dei criteri minimi ambientali, CAM, nelle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. E io credo che questo sia un decreto legislativo fenomenale. Adesso va rispettato, che è lo step 2. Il 56 del 2017, sui criteri ambientali minimi. Precedentemente, viceversa, lei rammenterà che i CAM invece era volontaria, oggi diventa obbligatoria. Allo Stato, in aggiunta ai molteplici CAM vigenti, perché già ce ne sono in preparazione i CAM relativi alla costruzione e manutenzione delle strade e di altro, nonché la revisione dei CAM concernenti la ristorazione collettiva, stampanti cartucce, il servizio di gestione del verde pubblico, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il servizio di pulizia e i mezzi di trasporto. Vedi, ci stiamo, abbiamo lanciato il cuore oltre la siepe, come si suol dire, cioè, ci sta già molta roba in cantiere, e non è poco, perché questi sono tanti. Volendo dare uno sguardo poi ai CAM per gli acquisti pubblici, sin qui adottati dal MATM, si può cogliere pienamente come l'utilizzo sinergico delle indicazioni contenute nei vari CAM possa consentire concretamente in tempi ridotti il perseguimento degli obiettivi posti nel piano della economia circolare, di cui poc'anzi con la senatrice pure accennavamo. Ciò grazie, almeno a mio parere, ai seguenti elementi, glieli vado a enunciare. Quindi parliamo degli acquisti pubblici in questo caso, oltre a quelli che le ho già detto poc'anzi. Il peso e la spesa pubblica, e quindi e conseguentemente degli appalti pubblici, che ha sull'economia nazionale europea. Vado a memoria, 7% a livello nazionale, però potrei sbagliare, che recito a memoria. L'obbligo introdotto nel nuovo codice degli appalti dell'applicazione dei CAM. In sostanza si può affermare che l'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici. E peraltro dobbiamo dare il buon esempio, peraltro. E nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità-prezzo. E quindi non il maggior ribasso, per essere chiari, ma qualità-prezzo. Nonché maggiori benefici economici, ambientali e sociali, quindi per la società, attraverso la generazione di nuove idee e della loro tradizione in prodotti e servizi innovativi. Io la terrò aggiornata tutta la Commissione su questo progress che abbiamo messo subito in piedi e sui nuovi che via via, quando la Direzione Generale competente liquiderà questi, ci saranno i nuovi progress che, se voi concordate, di cui vi metterò a giorno. Sempre lei, mi chiede, ci sto arrivando, se no. Allora, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono state pubblicate le direttive del cosiddetto pacchetto economia circolare, contenente le modifiche alle più importanti direttive europee sulla gestione dei rifiuti, quali la direttiva quadro rifiuti, la direttiva imballaggi e la direttiva discariche. Modifiche marginali sono state anche apportate alla direttiva dei RAE, pile e veicoli a fine vita. Le modifiche sono in vigore dal 4 luglio 2018, quindi in questa settimana passata, e gli Stati membri dovranno recepirle entro il 5 luglio del 2020, quindi entro due anni come la stragrande maggioranza delle direttive. Le nuove norme non indicano obiettivi di raccolta differenziata, ma obiettivi di preparazione per riutilizzo e riciclaggio di almeno il 55% in peso dei rifiuti urbani entro il 2025, del 60% al 2030 e del 65% al 2035. Viene stabilito che il ricorso alla discarica per i rifiuti urbani dovrà essere portato al di sotto del 10% entro il 2035. Di pari passo sono introdotti obiettivi più ambiziosi per il riciclaggio degli imballaggi, pari al 65% in peso al 2025 e del 70% al 2030, con sottotarget distinti per singole frazioni di imballaggi. Giova ricordare che tra le modifiche introdotte dalla citata direttiva vi è l'obbligo della raccolta differenziata dell'organico entro il 31 dicembre del 2023. E dei rifiuti pericolosi domestici entro il 2025. Quindi abbiamo molti appuntamenti
vincolanti e significativi. L'efficientamento del sistema di raccolta differenziata sul territorio nazionale, unitamente al coinvolgimento attivo dei cittadini e imprese, rappresenta quindi lo strumento concreto, europeo in questo caso, e quindi anche nostro, e strategico per conseguire una gestione pienamente sostenibile o, come abbiamo detto, di economia circolare. Quindi, su questo noi dobbiamo correre veloci, perché in realtà, come avete visto, le percentuali sono alte e i tempi di raggiungimento sono abbastanza vicini, in termini strutturali ovviamente. Lei mi ha chiesto anche, in ordine all'autorità di regolazione delle energie, reti e ambiente, l'ARERA, esatto. Le specifiche funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani assimilati attribuiti all'ARERA tendono a sovrapporsi alle attività di vigilanza e regolazione demandate dal decreto legislativo, il codice dell'ambiente per intenderci, demandate al MATM peraltro. Pertanto, al fine di definire in maniera puntuale e univoca le rispettive competenze in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, si è convenuto successivamente ad un incontro tenutosi il 13 marzo dell'anno corrente di predisporre un protocollo d'intesa tra le parti per lo sviluppo di un programma organico di collaborazione. Vede, non apparteneva alla mia penna, ma lo sposo pienamente, ovviamente, perché è buonsenso ambientale, come dicevo. Proprio per questo rilevato in corso di predisposizione questa bozza di protocollo, che quindi è prossimo alla sua emanazione, da sottoscrivere appunto tra l'ARERA e con il MATM ovviamente, al fine di procedere a una migliore definizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani. Altra sua istanza, circa lo Sblocca Italia, se rammenta. Al momento sono in corso le attività istruttorie per fornire, nei termini previsti, le opportune osservazioni al governo italiano nell'ambito della questione pregiudiziale sollevata dal TAR del Lazio. Ad ogni modo, il DPCM, e quindi c'è un'attività istruttoria ancora che non è definita, quindi le posso dir poco, magari le dirò tra poco qualcos'altro, cioè tra qualche tempo. Però nel frattempo alcuni passaggi secondo me sono importanti. Il DPCM dell'agosto del 2016, quindi 2 anni fa, attuativo del decreto legge 133 2014, insomma sul segmento, è una Ferrari lei, è proprio quello comunque, è proprio quello, che insieme al DPCM del 7 marzo 2016, attuativo invece, e adesso me lo deve dire lei a cosa, esatto. Sì, infatti. E ai diversi altri provvedimenti normativi già emanati o di futura emanazione concorrono a definire la complessiva strategia dello Stato. Tale strategia è rivolta a ridurre la dipendenza delle pianificazioni del sistema di gestione dei rifiuti dalla logica delle discariche, e quindi va anche legata alla risposta che le ho fornito poc'anzi. In primo luogo attraverso la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, la logica delle 3 R. E in secondo luogo anche attraverso il recupero energetico, laddove ovviamente le prime azioni non siano economicamente e tecnicamente sostenibili. L'articolo 6 del DPCM dell'agosto appunto del 2016 prevede un meccanismo annuale di aggiornamento dei fabbisogni di incenerimento da parte delle regioni, laddove vengono messe in campo dalle stesse reali e concrete misure alternative per migliorare e favorire il riciclaggio dei rifiuti, ovviamente, che rendano evidente la cessata utilità del ricorso al recupero energetico ai fini comunque del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dello smaltimento in discarica. Quindi io mi prendo l'impegno di aggiornarla in ordine a quelle che sono le attività istruttorie che il governo nelle prossime settimane porrà in essere. Poi lei, perché non erano 4, erano di più. Ci sta anche il compostaggio. Esatto. Secondo il rapporto rifiuti 2017 di Istra, a cui ovviamente facciamo riferimento, nel 2016, ovviamente anno dopo per l'anno prima, la frazione organica rappresenta il 41,2%, pari a 6 milioni e mezzo, poco più, di tonnellate, della raccolta differenziata, pari al 52,5%. Dal 2016 alle procedure autorizzative vigenti per il trattamento della frazione organica ordinaria, l'articolo 208 del 152 per intenderci, e quella semplificata, quindi le due procedure, che è l'articolo
208, ma con comma diverso, il compostaggio domestico e anche l'autocompostaggio. Il legislatore ha affiancato il compostaggio locale o compostaggio di prossimità e il compostaggio di comunità. I criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate sono definiti nel DM 266 del dicembre del 2016. Dal 2016 ISPRA censisce nel citato rapporto il contributo dell'autocompostaggio, secondo il quale tale pratica ha contribuito in questo momento ancora pochino, ma confidiamo di aiutarlo, tra virgolette, al 3,75%, poco più di 220.000 tonnellate a livello nazionale, e di circa 5,7 milioni di tonnellate di frazione organica gestite nel complessivo. Nel prossimo futuro, con la modifica del modello unico di dichiarazione, il MUD, potrà essere censito anche il contributo di quello del compostaggio locale e di comunità. Quindi va modificato il MUD. Io ho finito, se poi ce n'ha delle altre le rispondo. Non abbiamo un contraddittorio. Chiedo scusa colleghi, dopo magari nelle conclusioni lo ribadisco, facciamo terminare il Ministro, se apriamo il contraddittorio non è possibile, così diamo la possibilità, era stato solo un chiarimento, poi ci saranno anche altre occasioni. No. Non facciamo, se non ha inteso, altrimenti devo aprire alle domande. Allora, colleghi, il Ministro, devo ringraziarlo perché sta mostrando non solo disponibilità a essere voluto venire di persona a rispondere alle domande, ma è stato molto dettagliato nelle risposte. Vi assicuro che per quello che è mia conoscenza, solitamente si risponde in maniera generica a domande generiche sulle linee programmatiche. Noi dobbiamo ringraziare il Ministro per il rispetto e l'attenzione verso il Parlamento, perché sembra più un question time che una seduta di audizione. Quindi non posso aprire dibattito, se vi saranno altre occasioni per approfondire i temi lasciamo concludere il Ministro su quelle che sono le risposte ai quesiti posti nella precedente assemblea. Comunque prendo l'impegno, se lei concorda, di fornirgliele al più presto possibile. Il senatore Pazzaglini, buonasera senatore. Ovviamente anche lì non ribadisco la sua domanda. Lei giustamente ha indicato la prevenzione come il miglior modo possibile di intervento, ma io preciso, negli allegati Natura 2000 di alcuni piani di parco, in ottemperanza appunto alle previsioni della 394 del 91, a cui peraltro facevo riferimento poc'anzi, è previsto addirittura che non si possa intervenire ad esempio sugli alvei e sugli argini se non dopo un evento, che è un problema per certi versi. La prevenzione quindi, che è il primo elemento, viene del tutto impedita dagli strumenti urbanistici di attuazione della 394. Si arriva addirittura al paradosso per cui quello che viene tolto dall'alveo deve essere rimesso nel medesimo alveo. Lei ha fatto quindi giustamente riferimento alla nostra particolare configurazione orografica, che vede poca presenza nelle zone montane, che però sono comunque sostanzialmente antropizzate, cioè poca presenza umana, però sono di fatto antropizzate, non quanto ovviamente la pianura. E quindi se noi non possiamo nemmeno togliere il materiale, se non per rimetterlo, il problema oggettivamente ci sta. E questo è anche, quindi crea delle perplessità, non posso che darle ragione, rientra in quella quota parte di 394 che sarebbe interessante cambiare, a cui mi riferivo prima parlando con il senatore Bruzzone, perché è il buonsenso ambientale. Non l'ho detto poc'anzi al senatore per correttezza nei suoi confronti rispondendo alla sua domanda, però le interfaccerei queste cose, cioè la 394 anche su questo aspetto secondo me può dire meglio e può dire di più per favorire gli enti parco in questo senso e principalmente il cittadino che si trova in quelle zone. Anche per lei rimango a sua disposizione, ovviamente aggiornerò su questi passaggi che ci siamo detti della 394 secondo vostra necessità. Poi la senatrice Messina, dove sta? Ecco, me l'ero persa. Buonasera senatrice. E allora
sempre in relazione alla sua istanza, sulla questione Ilva di Taranto, se ricordo. Una parte ho già risposto prima, il 90% è anche una risposta per lei, senza voler per questo non sottrarmi alla sua domanda, però devo anche dire che non riguarda solo il mio ministero, per correttezza, ma lei lo sa meglio di me, ma l'intero governo. L'impegno condiviso, posso rassicurarla in questo senso, perché sostanzialmente la risposta è la medesima, però voglio rassicurare che l'impegno condiviso, il mio personale peraltro, è di dare risposte ai cittadini, assicurando la salvaguardia ambientale, che è quello che sta inevitabilmente a cuore a me, quella sanitaria, che sta a cuore a tutti ovviamente, oltre che al mio dicastero, ma anche quella occupazionale. Cioè dobbiamo cercare di trovare questo equilibrio tra la salvaguardia occupazionale, quella sanitaria e quella ambientale. Per me quella ambientale è quella che seguo personalmente. Non posso rispondere per le altre due, però le assicuro che, la posso dire in modo un po' improprio, sto sul pezzo, ecco, se la posso dire. Però chiaramente io risponderò ulteriormente, oltre quello che già non ci siamo detti per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Le chiedo scusa se non aggiungo altro, perché l'ho detto poc'anzi, però sono a sua disposizione se altro c'è necessità, e grazie della sua domanda. La senatrice Tita Boschi. Buonasera, senatrice. Allora, la centralità dell'agenda ambientale per questo governo è fuori discussione, ovviamente. Assicuro in relazione, diciamo, alla questione sul coordinamento del tema sui territori di montagna e di collina, si ricorda la sua domanda, che condivido peraltro, io, come ho rammentato la scorsa settimana, è fondamentale innescare processi virtuosi di sviluppo economico sostenibile, basati lei è un'imprenditrice, quindi lo sa meglio di me, sull'innovazione, sullo start-up e sull'impresa giovanile, che provengono da un sano avvio dell'economia circolare, perché poi lì è la vicenda. Poter creare l'impresa giovanile, principalmente delle start-up nuove, avviando la procedura dell'economia circolare, per le quali cose ho già in parte detto poc'anzi, quindi le chiedo scusa se non riapprofondisco, ma era questo, credo che sia il vero tentativo, e io spero di riuscirci, di legare la tutela ambientale con l'imprenditoria ambientale e ecosostenibile, e là vorrei utilizzare la leva fiscale, penso ai crediti d'imposta o all'abbassamento dell'IVA, secondo il principio però anche dei fondi rotativi. E il bilancio ambientale, si rammenta, lei aveva affrontato anche la vicenda sul bilancio ambientale, è uno strumento in realtà già promosso in varie amministrazioni, seppure in termini volontari, è un po' come i CAM a cui facevo riferimento prima nascono in termini volontari, poi diventano obbligatori, ma la dimostrazione tecnico-scientifica proprio, e i dati se vuole poi glieli posso consegnare, non ce l'ho adesso ma li sto facendo elaborare, di chi ha già maturato questa esperienza del bilancio ambientale in termini di comuni, sono tutti positivi, cioè danno un report tutto positivo, cioè c'è uno sviluppo, un miglioramento dell'efficienza ed uno sviluppo economico, quindi anche un miglioramento in termini di bilancio proprio. Quindi le posso assicurare che questi report ci possono solamente indurre a dire proseguiamo su quella strada, rispetto all'osservazione che lei cortesemente mi aveva proposto. Ovviamente rimango, come ho detto per tutti, a disposizione. E allora le devo chiedere scusa perché probabilmente non ce l'ho fatta in tempo a rispondere, la sto cercando, ma magari se lei non... No, può darsi, allora facciamo terminare, può darsi che magari nell'ordine ce l'ha alla fine, ma poi no, però magari se qualche cosa manca, tanto il ministro ci ha dato la piena disponibilità a ritornare da noi. No, chiedo scusa se mi... E allora se lei non le scoccia... Verifichiamo per la prossima venuta. Perché le ho anche cercate qua, però insomma sarà effetto di un inciampo di battitura. A me non era semplice, erano decine. No, erano tante. Quindi è anche normale che qualcosa possa essere sfuggito. Prego. Senatore Quarto.
Buonasera, senatore. Rispetto alla sua domanda, è fondamentale rafforzare la generale governance del mare per assicurare che l'utilizzo degli spazi e delle risorse marine siano compatibili con la sostenibilità ambientale. Tale obiettivo sarà perseguito principalmente tramite l'applicazione coordinata e congiunta della direttiva quadro per la strategia marina, la direttiva 56/2008, recepita dal decreto legislativo 190 del 2010 e che ha come autorità competente appunto il MATM, che fissa gli obiettivi ambientali da conseguire e di cui stiamo avviando in questi mesi il secondo ciclo di attuazione. Questa è la vera novità della risposta. E della direttiva poi sulla pianificazione spaziale marittima, che è quella 89/2014, recepita col decreto legislativo 201 del 2016, di cui sempre il MIT è competente, quindi non è il mio dicastero, che costituisce lo strumento fondamentale per la pianificazione complessiva degli usi del mare. Rimanendo però sulla vicenda, le dico comunque che io ho preparato un testo che consegnerò ovviamente poi al Parlamento una norma sul mare, che mi sembra che il Paese Italia, in questo, che è bagnato per 2/3 dal mare, ne abbia necessità e anche direi urgenza. Per cui ho una bozza, poi consegno ai lavori parlamentari e poi farà il percorso che è giusto che faccia. In ordine poi sempre a una sua istanza sul geoportale, fermo restando, in parte ho già risposto al senatore Ortolani, ma fermo restando che la problematica sulla sicurezza sismica delle scuole italiane, si rammenta, è competenza delle regioni e quindi non del MATM e del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, di cui io non ho competenza. Il Geoportale Nazionale ha recentemente evidenziato, tramite la realizzazione del progetto Asbesto 2.0, le problematiche esistenti nella corretta localizzazione delle strutture scolastiche. Quindi ci siamo arrivati per un altro percorso, diciamo, che sono errori di geolocalizzazione a cui lei faceva riferimento, missioni e quant'altro. Si attende adesso che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, sul quale io ovviamente posso solo fare moral suasion, diffonda informazioni cartografiche aggiornate e affidabili relative agli edifici sensibili sul territorio nazionale. Posso fare sicuramente sentire il Servizio Nazionale di Protezione Civile e informarla, tenendo conto che non compete al mio dicastero però. La senatrice Bellanova. È andata via. Ce la siamo persa. No, sto scherzando. Io ho rubato forse troppo tempo. No. E la questione delle ricerche petrolifere nel Mar Adriatico, al di là del limite delle 12 miglia. Le problematiche connesse all'utilizzo della tecnica dell'air gun sono oggetto di un rapporto al Parlamento in attuazione dell'articolo 25,3 del decreto legislativo 145/2015, mediante una relazione sugli effetti per l'ecosistema marino dell'utilizzo di tale tecnica, a cui si aggiunge l'informativa sui più recenti studi effettuati a livello nazionale e internazionale sugli effetti di questa tecnica sull'ecosistema marino. La recente modifica normativa introdotta dal decreto legislativo, il 104 del 2017, che ha esteso la valutazione di impatto ambientale anche ai progetti realizzati da enti di ricerca che utilizzano l'air gun, oltre che a quelli realizzati dalle compagnie petrolifere, consente al MATM di valutare l'impatto ambientale di tutti i progetti che ricorrono a tale tecnica in rispetto delle vigenti normative in materia. Il terzo rapporto in fase di predisposizione, quindi, terrà anche conto delle indicazioni fornite dal documento predisposto dal gruppo di lavoro istituito presso il MISE, quindi non presso il MATM, il Teseo, Tecniche Ecosostenibili per la Sismica Esplorativa Offshore, e pubblicato nell'aprile di quest'anno, quindi non dipende da me però questo, ovviamente. In generale, la protezione della fauna marina dagli impatti provocati dal rumore sottomarino costituisce uno dei principali obiettivi perseguiti dalla direttiva per la strategia marina e quindi è una cosa sulla quale noi, limitatamente all'aspetto di mia competenza, stiamo osservando e vi informerò strada facendo. Questione TAP, rimanendo sempre sulla senatrice Bellanova. Il progetto è stato oggetto di procedura di VIA, conclusasi con decreto ministeriale positivo di compatibilità ambientale, il 223 del 2014, quindi non recentissimo, modificato poi nel 2015.
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è stata data dal MISE, quindi non dal MATM, con propri autonomi provvedimenti, tenuto conto che il MATM non ha competenza rispetto alle valutazioni in ordine all'opportunità della realizzazione dell'opera. Il decreto positivo è stato condizionato al rispetto di 58 prescrizioni riferite a diverse tematiche ambientali da attuarsi in relazione a differenti fasi di realizzazione dell'opera. Premetto in questo senso che io però ho chiesto la cortesia alla direzione generale competente di una verifica sulla Poseidonia e sulle la Poseidonia SPP, cioè le sottospecie di Poseidonia, che organi scientifici hanno rappresentato essere presente in quel braccio di mare, perché la direttiva europea sulla Poseidonia SPP ci dice che quella parte di Poseidonia dovrebbe essere protetta. Se lo fosse veramente, la procedura di VIA va riaperta in relazione ad un obbligo europeo, non una scelta apodittica del governo italiano. Questa però è una valutazione tecnico-scientifica che assolutamente non ha nessuna valenza politica, di cui sto aspettando però l'esito tecnico, perché va depositata agli atti. Se è vero è vero, se non è vero allora finisce lì il discorso. Per cui rimango, perdonatemi, nella valutazione quasi tecnicistica direi di una cosa che ci impone l'Unione Europea. La stiamo verificando perché c'è un tempo tecnico per poterla verificare. Sempre la senatrice ci chiede in ordine la questione di Brindisi, per intero la strategia energetica nazionale e la vicenda di Brindisi. Le recenti modifiche ai target europei sull'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, così come le prospettive di maggiore ambizione sulla riduzione dell'anidride carbonica, a cui ho fatto riferimento all'inizio del nostro colloquio, per quanto riguarda le autovetture nuove e i van nuovi, di fatto ci impongono una rivisitazione della strategia energetica nazionale, in tempi anche brevi, sono obblighi dell'accordo di Parigi, di cui occorrerà tener conto già nell'ambito della redazione del piano energia e clima, sul quale dovrà essere attivata la procedura di valutazione ambientale strategica. Abbiamo inoltre allo studio la possibilità di articolare in un unico disegno di legge i criteri per la definizione delle norme che consentano il raggiungimento degli obiettivi europei in stretto coordinamento con il recepimento del pacchetto per l'economia circolare, perché viaggiano assieme. Devo altresì segnalare che il MATM coordina insieme al MISE il tavolo tecnico per la redazione del Piano Nazionale Clima ed Energia, che è un obbligo europeo che dovrà essere definito sia pure a livello di prima bozza entro il corrente anno. In quella sede potranno essere superati i limiti e le indefinitezze della SEN, soprattutto relativamente ai costi e agli impatti socio-economici. Peraltro è notizia di queste ore che l'Italia ha ottime performance a pari merito con la Germania, e non mi pare poco in questo senso, in tema di efficienza energetica, e quanto emerge dall'edizione 2018 dell'International Energy Efficiency Scorecard, il rapporto biennale dell'American Council for Energy Efficient Economy, l'ACE, ove si evidenziano le performance positive del nostro Paese, fatto salvo che nel settore dei trasporti, su cui dovremmo concentrare i nostri migliori sforzi per l'efficienza, che dicemmo però, se rammentate, la volta scorsa. La senatrice Sudano, eccola la senatrice, buonasera. Dunque, aiuto, lei mi chiedeva della Sicilia. Tema di assoluto rilievo è quello della mobilità urbana, ove il nostro Paese assomma una serie specifiche di debolezze e arretratezze del trasporto pubblico locale, anche per una grande vetustà dei vettori, lei lo sa meglio di me, cui corrispondono livelli assai elevati di inquinamento atmosferico e di rilascio della CO2, e quindi effettivamente ci preoccupa anche per questo motivo. Proprio in tema di mobilità va segnalato che da tempo il MATM dedica fondi mediante bandi rivolti ai comuni per la mobilità sostenibile, incentivando così e promuovendo le più innovative forme di mobilità a minimo impatto. Già ci sono questi bandi, non sono frutto della mia penna, ma mi sembra una cosa di buon senso ambientale da proseguire. Inoltre il MATM sta valutando concretamente di incentivare soluzioni che limitano il ricorso all'automobile, mediante una più convinta promozione e diffusione del car sharing o mobilità condivisa, mediante un forte rilancio del ruolo del mobility manager, a partire dagli uffici pubblici in particolare,
diamo il buon esempio in questo senso, in grado di razionalizzare e far condividere i tragitti casa-scuola e casa-lavoro mediante un forte rilancio della ciclomobilità da sviluppare e tutelare ai più alti livelli, assumendo ad esempio le importanti esperienze europee. Poi dipende dalla situazione orografica e geografica, ovviamente. È in atto altresì il progetto Creiamo PA, finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 sul fondo FSE, è gestito dal MATM, che prevede una specifica linea di intervento, sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile, avviata nel marzo 2018 e con una durata di 5 anni, finalizzata ad elevare i gradi di competenze e di conoscenza del personale degli enti locali in materia. Quindi non riguarda solo la Sicilia, ovviamente. Circa le attenzioni da dedicare alle specificità territoriali, occorre evidenziare che il MATM da tempo opera a stretto contatto con le realtà locali e soprattutto con le regioni, in particolare proprio con la Sicilia, con il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro, collegato all'articolo 5 del cosiddetto collegato ambientale, la legge 221 del 2015, e con cui sono stati cofinanziati già, quindi un merito che non appartiene a me, ma a chi mi ha preceduto, degli interventi di mobilità sostenibile per oltre 3 milioni di euro agli enti locali capofila Erice, Marsala, Sciacca, Messina e Siracusa, quindi qualcosa che già esiste nella regione Sicilia. Inoltre, in fase di definizione, uno studio prodromico alla formulazione di un piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici che prefigura scenari e possibili soluzioni mirate a livello territoriale nazionale 2050-2100. Certo, è un po' distante, ma tant'è. Tale piano descrive l'evoluzione del clima secondo scenari emissivi inerziali alla luce del trend in essere, ma queste sono cose lunghe perché lo sono di proprio, ovviamente, e alla luce degli accordi di Parigi, che dovrà essere assunto in accordo con le regioni e in sede di conferenza permanente. Questa è una novità attuale per un futuro lontano, tra virgolette, però fa parte del meccanismo degli accordi di Parigi. Spero di aver soddisfatto la sua istanza, ma comunque rimango a sua disposizione. Senatrice Nugnes, mi ha salutato poc'anzi, però io rispondo ugualmente, per carità. Allora, per quanto riguarda l'approfondimento e l'informazione concernente i costi ambientali indiretti, sono d'accordo sulle preoccupazioni ovviamente espresse. Al riguardo mi accingo a trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio il secondo catalogo sui sussidi favorevoli e dannosi da un punto di vista ambientale. Si tratta di un documento che necessariamente alimenterà lo studio di misure atte a riequilibrare la politica fiscale, al fine di attribuire il concetto appunto di giusto valore alla qualità ambientale, in modo che, anche se parzialmente, questa venga riflessa nei prezzi e sia capace di orientare scelte di produzione e consumo sostenibile, quanto poi si diceva all'inizio del nostro colloquio. Relativamente al tema degli imballaggi, occorre segnalare che attraverso l'adozione dei CAM, l'abbiamo detto poc'anzi all'inizio dell'audizione, sono stati definiti per diversi gruppi di prodotti e servizi specifiche tecniche che impongono caratteristiche che devono avere gli imballaggi per le forniture di prodotti oggetto di gare d'appalto della PA. Tra tali caratteristiche si segnalano la tipologia dei materiali, la loro riciclabilità e il contenuto minimo di materia proveniente dal riciclo, che è importante come fatto. Si veda ad esempio il CAM sugli arredi per l'ufficio, che è un decreto ministeriale del 2017, di cui non ho nessun merito, il merito è di chi mi ha preceduto, ma è giusto riconoscerlo, dove in merito agli imballaggi vengono date indicazioni circa la separabilità delle diverse componenti, nonché al contenuto minimo di materia recuperata o riciclata, diversificata per carta e plastica. E similmente viene fatto e verrà fatto per altre categorie. Sui CAM ne ho già parlato poc'anzi, credo rispondendo al senatore. La rigenerazione urbana, sempre rimanendo sulle domande della senatrice Nugnes, oggi viene spesso mal interpretata e si esaurisce molte volte in un dannoso processo di densificazione urbana, senza alcuna riqualificazione invece dell'esistente, ma favorendo solo nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del suolo in aree interstiziali e negli spazi aperti urbani, che invece sono fondamentali per la permeabilità del suolo e quindi l'idrogeologia delle città e il corretto deflusso delle acque meteoriche,
la mitigazione del rischio idrogeologico, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il mantenimento della biodiversità e la qualità della vita degli abitanti. È quindi importante che la rigenerazione sia la conseguenza di una reale riqualificazione edilizia ed urbana dell'esistente e che assicuri il mantenimento o l'incremento della permeabilità del suolo. Si ritiene che una politica di incentivazione alle amministrazioni comunali delle buone pratiche di riqualificazione urbana, partendo dagli spazi pubblici più degradati, possa dare un segnale importante ai cittadini e agli operatori privati. E qua sono le questioni di cui parlavamo nella legge del suolo, spreco del suolo, che abbiamo menzionato esatto prima. In ordine poi allo scorrimento delle graduatorie per gli appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato nell'ambito dei Carabinieri Forestali, io ho già detto in questa sede, ma anche altrove, che d'accordo anche parlandone con il Ministro della Difesa, che ha la competenza per norma sull'incremento straordinario della pianta organica dei Carabinieri Forestali e delle Capitanerie di Porto, rammenterete che l'ho detto nelle linee strategiche, che c'è, se dobbiamo dare e vogliamo mettere l'ambiente al centro dell'azione politica di questo Parlamento, oltre che del Governo, bisogna fare in modo che ci sia anche del personale che ci lavori, ovviamente. Questo straordinario aumento del quale io chiedo può anche considerare in norma speciale lo scorrimento della graduatoria dei vice ispettori idonei non vincitori dell'ex Corpo Forestale dello Stato, ovviamente tenendo conto di modalità che siano compatibili con l'accesso all'arma dei Carabinieri. E un meccanismo legislativo che è allo studio del mio ufficio legislativo, ma che credo che raccoglierà ovviamente, penso perché di nuovo di buon senso, la disponibilità non solo di questa di voi senatori, ma anche di tutti e due i rami del Parlamento. Aiuto. Io credo di aver finito, chiedo scusa. Ho dimenticato qualcheduno? Ah, le sentenze. L'ha chiesto lei le sentenze? No, le sentenze, no, le infrazioni da parte della Corte Europea, diceva forse. Sì, sì. Perfetto. Sì, chiedo scusa. Prego. Aspetti. Allora, facciamo così, perché c'è... No, colleghi, adesso il Ministro ci dà la notizia sulla questione delle sentenze perché aveva preparato per noi un documento. Non apriamo ulteriore dibattito, voglio specificare alla senatrice Tiraboschi il disguido sulle domande perché dobbiamo cercare di attenerci a quelle che sono le indicazioni per meglio interagire anche con il Ministro. Le domande dovevano pervenire... No, non mi sto riferendo a lei. No, non mi sto riferendo. Entro venerdì... No. Magari ha inteso male, era entro venerdì, essendo pervenuti le ulteriori domande nella mattinata di lunedì, avendole trasmesse al Ministero nella giornata di lunedì, non c'era il tempo utile, quindi presumo che il Ministro e il Ministero, insomma gli uffici, non abbiano avuto la possibilità di poterle elaborare, ciò nonostante sono nella disponibilità degli uffici del Ministero, alla prossima occasione ci sarà la possibilità. Sì, sì, non è che non voglio rispondere. No, era che non era colpa sua, nel senso che c'è stato un disguido di tempi, scusa, diciamo così. No. Cose, ma sicuramente rispondo, prendo l'impegno di rispondere. E se eventualmente qualche ulteriore domanda, si vuole qualche ulteriore specifica, fate pervenire sempre agli uffici, noi faremo da tramite con il Ministero. Sì. No, ma considerato il numero elevato di domande e considerato anche la risposta dettagliata, il dottor Cavallucci prende nota anche di questa questione. No, le risponderò, mi dia il tempo tecnico. Chiedo risponderà alla sua e a quelle che sono arrivate poi successivamente anche dalla senatrice Tiraboschi, così facciamo contenti tutti. Lasciamo terminare un attimino il Ministro, c'era un'ulteriore... Sì, allora intanto ribadisco che prendo l'impegno per queste ulteriori domande, chiedo scusa a nome della mia struttura, ma ci sarà stato qualche piccolo inciampo amministrativo, ma non mi sottraggo alle risposte, anzi è mio interesse fornirle. Ho qui da consegnare alla Presidenza... Sì. Se lo ritiene, intanto le pre-procedure, i pilot attualmente pendenti
presso il MATM, che risalgono, ahimè, taluni anche al 2011, vedo, sui quali però già io ho costituito una task force per poterle aggredire prima che diventino infrazioni, e ovviamente dal 2011 al 2017, ma ho già costituito la task force e consegno un quadro sinottico con le procedure invece di infrazione, quali sono, qual è l'oggetto e gli adempimenti che sono in corso. E anche qui ho costituito una task force intraministeriale proprio per seguirle, perché l'aspirazione, come ho detto, nella strategia nazionale è quello di azzerare tutto e nel più breve tempo possibile per i costi, certo, che ovviamente sopportare. Quindi consegno alla Presidenza. Perfetto. Allora, gli uffici provvederanno a trasmettere a tutti i componenti della Commissione i documenti che ci sono stati consegnati. Fra l'altro ricordo che l'audizione era su stenografico, quindi eventuali appunti o notizie che vi sono sfuggite possono essere recuperate attraverso lo stenografico, e ringraziamo il Ministro per la grande disponibilità. Grazie. Se sull'ordine dei lavori non ho concesso la parola per ulteriori domande, se è sull'ordine dei lavori, prego. Semplicemente per dire, perché non vengano disperse, che il sottoscritto ha fatto inoltrare alla segreteria della Commissione delle domande. Perfetto. Solo questo. Mi perdoni, senatore Arrigoni, non avendo concesso la parola per ulteriori domande. Anche le sue mi confermano, gli uffici sono agli atti, vengono trasmesse e ci sarà un'ulteriore possibilità per... Volevo solo avere la garanzia che fossero pervenute. Le do conferma che è tutto a posto, grazie. Prego sull'ordine dei lavori alla Presidenza, sì. Il documento per iscritto, ma è possibile anche lo stenografico, che ha riportato esattamente le parole dette dal Ministro. Se poi il Ministro intende lasciare il documento per metterlo... Ci sono altre cartigi dentro. Allora faremo fede allo stenografico, per cui è tutto, sarà tutto disponibile nell'arco di breve tempo. Grazie.